Chiaramente Renato Carella per quello che ha fatto fin dal primo momento e il primo giorno che è venuto qui e chiaramente l'ingegnere Cancellieri che mi ha consentito ecco, di avervi qua, di creare questo rapporto. Per noi è un momento importante perché dal 2007 quando questo parco è stato interessato da un incendio devastante come avete potuto vedere, stiamo adesso riprendendo il tutto, quindi da qualche mese la forestale l'abbiamo ceduta in gestione alla forestale, all'azienda Foreste, che ha impiegato già delle forze, sono una decina di persone, sono già qua dal mese di giugno, altre sono arrivate nel mese di luglio, sono circa 40 persone, credo che abbiate già avuto l'opportunità di conoscerle, 40 persone che chiaramente hanno lavorato tra l'altro con la collaborazione anche dell'ESA, ente sviluppo agricolo, che ha messo a disposizione mezzi e persone che hanno aperto tutte le strade che ormai erano chiuse perché a causa degli alberi che erano caduti e dei rovi che si erano creati per tutti questi anni. Per me quindi la vostra presenza qua è importante e significativa perché chiaramente dà speranza anche al nostro territorio che tutto possa ritornare come era una volta, perché negli anni dal 2003 diciamo questo posto era molto 2003-2004 aveva ha avuto veramente un momento molto importante, c'era una bellissima voliera, insomma qui era meta di scout, veniva vissuto da tutti, dai giovani, dagli anziani, abbiamo avuto i cavalieri che sono venuti da tutta la Sicilia, hanno alloggiato qui, quindi è stato ecco, e l'idea di poter ritornare, di poterlo fare rivivere, chiaramente per me è motivo di orgoglio, quindi vi ringrazio per aver scelto qui questa sede e chiaramente per me, sì, chiaramente vi rivolgo qua un'altra volta, sempre, quando volete, consideratelo come se fosse una vostra sede. Diamo questi due appuntamenti che ci saranno nel corso di questi 15 giorni del campo di volontariato, quello del 31 sì, e quello del 2. Il 31 salviamo le api, grazie ecco, a un'iniziativa vostra, e ecco un'altra, quella del 2 agosto, che è nata proprio, ho sottoscritto un protocollo d'intesa con i comuni di Librizzi, Montalbano, Raccuia, San Piero Patti e Sant'Angelo di Brolo, e proprio in quell'occasione, quando ho detto che eravate ospiti qua, subito il dirigente del Servizio di Protezione Civile Provinciale, l'ingegnere Bruno Manfre, mi ha accolto subito, ha detto facciamo un incontro con i nostri gruppi di volontariato di protezione civile, e incontriamo ecco, l'associazione Romarro per discutere delle problematiche che riguardano il volontariato. Dobbiamo sottolineare che si sta per costruire un importante presidio antincendio. Esattamente, la vetta. Ci vuole raccontare, Sindaco, certo, questa, sì, perché questa... è importante che, gli enti... Esatto. Sì, chiaro, ho citato vari enti, ecco questo è proprio la sintesi perché abbiamo avuto numerosi finanziamenti dell'assessorato agricoltura e foreste, abbiamo avuto abbiamo partecipato a tutte le misure e le azioni poste in essere dai bandi europei e abbiamo avuto finanziamenti ovunque, abbiamo avuto i tetti fotovoltaici in una zona rurale Santa Nicolella e questa vedetta grazie anche alla collaborazione con l'ispettorato dipartimentale delle foreste di Messina e, il dottore De Vincenzo, Benissimo. Grazie a lui abbiamo avuto questa collaborazione, noi abbiamo messo a disposizione le nostre strutture, quanto avevamo, il nostro territorio e lui le sue professionalità perché ha utilizzato gli ingegneri all'interno dell'ente, abbiamo presentato subito questo progetto e contiamo a fine settembre di avere la vedetta, una struttura, un prefabbricato a due elevazioni, piano terra e primo piano, che dovrà essere utilizzata come, chiaramente come vedetta, come presidio quindi antincendio, ma soprattutto potrà essere anche utilizzato per escursioni, ecco, ho chiesto questa disponibilità al dottor De Vincenzo e mi è stata concessa diciamo, di poter utilizzare questa struttura anche per altri fini turistico-ricreativi. E chiaramente tutto questo deriva da una fortissima e bellissima collaborazione che c'è stata con tutti gli enti, a partire dall'assessorato agricoltura e foreste, grazie all'assessore Cartabellotta che chiaramente ha smosso questa macchina, perché io da 5 anni che cercavo di consegnare in gestione questa struttura e non ci riuscivo, da quando lui si è insediato in pochissimi mesi mi ha detto immediatamente facciamo tutto e abbiamo ottenuto questo importante risultato. Quindi assessorato agricoltura e foreste, ente sviluppo agricolo, azienda forestale e protezione civile, tutti insieme abbiamo lavorato in sinergia, mettendo forze, risorse, tutto quello che avevamo a disposizione, non abbiamo fatto altro che metterci insieme e questo è il risultato. Grazie Sindaco. Grazie a voi.